comitati e forze politiche nella protesta che a Prato si è svolta all'esterno degli uffici dell'ex provincia in via Mercadante, una protesta contro la costruzione del contestatissimo inceneritore di case Passerini per un progetto il cui sì definitivo era all'ordine del giorno della conferenza dei servizi convocata all'interno dell'edificio. Oggi è in gioco non solo la questione dell'inceneritore, ma la questione del rapporto tra istituzioni e cittadini. E finora non c'è stato possibile e non è stato possibile in tutto il processo decisionale considerare le alternative all'inceneritore. Le alternative ci sono e non sono volutamente state mai valutate, mai considerate. Anche se dovessero partire a breve, non sarà così, i lavori, la cantierazione della localizzazione dell'impianto, noi useremo tutte le prerogative legali ma anche legate alla mobilitazione e anche di tipo civile fiscale, perché noi quest'opera che non vogliamo non la pagheremo perché viene realizzata, e qui il paradosso incredibile, con i soldi di quei cittadini vituperati perché si oppongono all'impianto. A bloccare per ore il via alla conferenza è stato un impasse politico, cioè la richiesta di rappresentanti in regione della lista Sì Toscana Sinistra del Movimento 5 Stelle di assistere come semplici auditori alla riunione. Richiesta respinta, hanno spiegato, perché lo statuto della regione cui si appellavano non è valido per la città metropolitana. Se si legge la legge regionale del 2009, la 40 del 2009, l'articolo 25, cito: la regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici. Quindi noi, essendo dei rappresentanti istituzionali di tutta la regione e rappresentiamo l'interesse pubblico regionale, avevamo il diritto e secondo noi anche il dovere di essere presenti come uditori alla conferenza dei servizi. Allora, che cosa hanno da nascondere? Perché noi volevamo solo ascoltare quello che si stavano dicendo. Noi chiediamo che possa essere sospesa in questo momento la conferenza dei servizi, si possa aprire un processo partecipativo che possa valutare le tante alternative all'incenerimento. Oggi l'Europa sta gestendo i rifiuti in maniera diversa, i paesi civili stanno aprendo alla strategia rifiuti zero, cioè a nuove tecnologie che escludono l'incenerimento. In Toscana purtroppo governa il partito del no alla modernità, del no al progresso, in nome della conservazione appunto del vecchio modello basato sugli inceneritori. Secondo noi è una supercazzola che verrà impugnata in tutti i modi, si crea anche un precedente. Noi faremo battaglia anche nella Commissione Affari Istituzionali, perché questa è una questione che lede il diritto dei consiglieri regionali. Allora ci chiediamo che cosa si fanno a fare le elezioni se poi nella funzione anche di opposizione e di controllo non ci è garantito questo diritto. Andiamo avanti.